Luca Rigotti, presidente delle cantine Mezza Corona, 109 anni di storia, 1600 viticoltori associati, un prodotto che ormai è conosciuto in tutto il mondo, ma sempre di più all'estero. Certo, certo, il nostro gruppo ormai è orientato oltre l'80% all'esportazione, per cui diciamo che è un momento difficile per l'Italia, per il mercato interno, che noi peraltro seguiamo puntualmente ed è per noi un grande mercato, ma questo fatto dell'esportazione ci dà un punto di forza rispetto al mercato. Attualmente la vostra produzione di quant'è? La nostra produzione è circa il 40% della viticoltura trentina, oltre i 400.000 quintali di uva in Trentino, sono circa quasi 55 milioni di bottiglie di vino e 2 milioni e mezzo di bottiglie di spumante che vanno per l'80% appunto all'estero. Uno spumante che contende a armi pari con tutte le altre tipologie italiane e anche estere. Sì, diciamo il nostro spumante è un Trento DOC ed è diciamo prodotto con il vino base che deriva dall'uva trentina. Il Trentino, si sa, è una terra molto vocata per la produzione di base spumante. È un metodo classico, è rotary, come dicevo prima, un Trento DOC. Quest'anno per la prima volta al Vinitaly arriviamo con Alper Aegis, che è un prodotto di punta, un extra brut 100% Chardonnay con 4 anni di affinamento sui lieviti. È un po', diciamo così, voler esaltare le potenzialità trentine in termini di spumantistica. All'inizio voi eravate conosciuti soprattutto per il Müller Thurgau e adesso? Ma diciamo che principalmente per il Teroldego, il vino rosso che appunto cresce nella pianerottaliana, italiana, è l'unica zona dove si può produrre questo vino rosso al mondo, e noi essendo proprio nella pianerottaliana italiana siamo i maggior produttori di questo vino, un vino rosso eccellente, un po' l'emblema del Trentino. Ovviamente siamo leader anche per la produzione di Müller Thurgau di Collina, siamo leader per la produzione di Chardonnay e Pinot Grigio ed anche di Traminer in Trentino, per cui abbiamo una gamma di prodotti che oltre ad essere vini internazionali sono anche vini autoctoni e emblema del Trentino che noi esportiamo in tutto il mondo. Fra questi bianchi, gli italiani quali apprezzano in particolare di più? Diciamo che in questi ultimi anni ha apprezzato molto il Müller Thurgau ed anche il Traminer. Il Traminer è molto più aromatico del Müller Thurgau, però anche il Müller ha delle vene aromatiche e il mercato di questi ultimi anni ci sta riconoscendo questa particolarità. La vendemmia 2012 com'è stata? La vendemmia 2012 è stata una vendemmia non abbondante, però di ottima qualità sia per i vini bianchi che per i vini rossi. Diciamo che veniamo da due vendemmie non di massima produzione e questo ha fatto sì che si scarichi un po' il mercato del vino e ci fa ben sperare per un lieve aumento dei prezzi in futuro.